È un presidio mobile, quindi una pattuglia costante che affiancherà i cittadini in campo Marzo e che girerà e controllerà il territorio durante anche la festa degli otto. La decisione in mattinata, dopo la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza chiesto d'urgenza dallo stesso Sindaco Rucco. In aggiunta, in specifico, sarà dalle 8 della mattina alle 8 di sera e chiaramente affiancata dai pattugliamenti di tutte le altre forze di polizia che girano poi per la città. Tra la pattuglia dell'esercito, la pattuglia della polizia locale e quelle a supporto, io credo che ci possano essere dalle 10 alle 15 unità che possono girare in campo marzo durante la festa degli 8. In media la previsione di avere in campo marzo fissi che girò dalle 5 e 6 agenti. È dunque guerra aperta contro lo spaccio indiscriminato in quello che è il biglietto da visita della città contro il bivaccare con il caldo il salire della tensione tra immigrati che finisce in rissa iniziativa che i vicentini accolgono così. Era utile, era ora. Condivido pienamente per la città e i cittadini. Lo speriamo bene. C'è proprio bisogno in campo Marzio anche se è stato fatto qualcosa. Vedo spesso che ci sono le camionette dell'esercito, però è ancora, è ancora bisognoso di molti controlli. Speriamo però che poi che sia una cosa continuativa perché. Se no non c'è rimedio, a parte che poi si spostano da un'altra parte e quindi bisognerebbe controllare dove si spostano. Prospettiva che non sfugge al sindaco Rucco, conscio che Campomarzo non è l'unica realtà da risanare. Non c'è solo Campomarzo ma ci sono anche dei quartieri in forte stato di difficoltà e degrado, mi viene in mente via Lende e via Denauer, che sarà oggetto di azioni anche nei prossimi giorni.